sbaglio è un po' storta, sì. No, è un pochetto. Lo so, sì, ma un po' fa. No, a vedere un attimo se è centrato. Madonna. Ma sto coso come si addrizza? Guarda come siamo drizzi. Sto appena dicendo a una gli faccio un bel massaggino con tutto l'olietto. Questo lo mettiamo, Ma stiamo registrando? Sì. Ma io ci sto. Ci stai. Ma quella è una telecamera. Esatto. Perché è disagiato il chef non ci caga? Quanti soldi devo dare per fare video? Sembra un talk show, capito? Questo è il Dave Letterman Show. Tu non piace a questo, beh, che cazzo, 40 euro. Buono, dare soldi, sempre buono, sempre buono. La cosa odora di più buono? Figa. No, e se ci avete da ninja? Oh, sì, che frutto! Sì, quando voi siamo qua. My name is. My name is. My name is. Ta-da! Siamo qui con Justin Timberlake, Will Smith, Michele Zarrillo. Tu sei mimetizzato con la l'ho fatto apposta. Perché siamo qui? Perché siamo qui? Ci farà delle domande. Ci farà delle domande. Luca. Posso parlare con uno così? Luca, serio, vai. Quando rimorchi una ragazza? No, non io. Dai. Quando rimorchi una ragazza, okay. Qual è la prima cosa che fai? Cioè, qual è la prima cosa che ti viene in mente di fare? Sincero. Ecco, tipo la mia tecnica segreta che uso sempre, che vi consiglio. Vabbè, comunque tipo vado dalle ragazze, anche se sono italiane. Io faccio finta di parlare prima in francese. Tipo vado da loro e faccio scusa, mamma, non sai, schicchio la sigaretta. Quanti anni hai? Quanti me ne dai, piccolo? Beh, oh cazzo. Baby, dopo che fai questa sera? No, non lo dite. Mi piacciono così, non fai niente. Loro non capiscono molte volte, quindi fanno, vabbè, non capiamo. Io faccio, inizio a fare tipo, do you speak English? No, inizio a parlare in inglese. Ehi, hai visto? Un altro ciabat cream, dai. Quindi vado dalle ragazze, ci parlo con un'altra lingua, così tipo iniziano a scherzare e ridere. Poi inizio a fare tipo finta, io piacere, chiamo Luca. Lo beviamo insieme? Così beviamo. Che schifo. No, facciamo ogni cosa, tipo la ragazza torna normale, con una voce da uomo. E loro mi insegnano l'italiano, no? L'italiano. Sì, la cosa bella, la cosa davvero figa. Tipo una volta ci è successo che facevano una storia. Questa è storia, ragazzi. Questi sono due fichi. Cioè lasciala. E noi capivamo, no? E vedi, ma io invece ci guardavo. Fichi. L'avete fatto davvero? Sì. Anzi, non capito, noi uscivamo una serata soli. E iniziamo a parlare per tipo una o due ore con questi gruppi. E poi alla fine della serata. Oh, comunque raga, bella. All'italiano! E poi le ragazze tipo tre ragazze. Mi fate la faccia che. Tre ragazze una volta, sono così. Io tipo like my name is James, I'm from Mississippi, you know. Ma per un'ora e mezzo due houses and everything and cars, yeah we do it. Poi comunque bella, vado a casa. Io ci ho provato una volta ed è finita a botte. Le generazioni sono cambiate, cioè ormai tu non puoi più approcciarti a una ragazza come un tempo, quelli con la rosa. Ma che cazzo, la cosa più triste è che quelli avevano 15 anni. Come, dai, come ti approcci tu a una ragazza? Mo ha parlato Luca. Vai lì e fai tipo, let me show you something new. Oh, è quella! Fai quella! Fai quella! Fai davvero così? Certo. E lei? La faccia! No, bisogna essere affascinati. Bravo, misteriosi, misterioso. E poi non devi stare troppo attaccato, devi tipo fare, che ne so, tu ci parli un po'. Prendi e morde. E poi te ne vai, no? Ecco che arriva una giovane pulzella che stava drinkando, bella parola in italiano, dopo un lancio di sguardi, un po' di Lego. Lego! Lego. I due ragazzi si avvicinarono. Sai che è proprio una bella barba. Donna barbuta, sempre piaciuta, si sa. Scusate, vai, continuate, non fate caso a me. Cosa? Nel frattempo c'era una distrazione. L'ex della nonnina. Però io prima, per favore. Sono abbastanza ubriaca. Scusi. E tipo dopo ripassi là, gli fai, che ne so, io faccio sempre lo sgambetto. Poi devi... Cioè, no, no, no. La faccia cadere, c'è la mappa! Ma troia!
senso, lo sgambetto tipo che ci scherzi, no? A posto, fatto! A me come io! Cioè lui ci ha provato tutto il tempo, un sangue, io avevo sgambetto casca, scherzavo! Tipo che ci fa sopra c'è il fascino, le griffine, che lui sta alla porta. Devi essere macri. Macri. Bellissimo. Bellissimo. Sexy. Se zappi la vigna anche meglio. Zappi la, vai la vigna. Allora, secondo me bisogna essere misteriosi. Ok. Fare lo sgambetto, un po' un mix di essere misteriosi e menaglie. Va bene. Io ho una malattia. Il pisello continua a crescere e assorbe tutto il flusso sanguigno. Dopo questa dichiarazione, la nonnina guardava il narratore, che non era nella storia. Posso? Interessante. Che cazzo stai facendo? Lui sta facendo le luci stroboscopiche. No, no, sembra quello che io sono leggenda. Nel frattempo la serata si era movimentata e stavano ballando mentre bevevano sul divano. Ma non ce l'hai mica recente che c'è sappedato? No, sì, no, c'è, sto solo io e te fai basta a me. Ragazzi. Della serie ogni buco è trincea. No, c'è pure il culo peloso. No! E lei si inizia a chiedere perché mi sta picchiando. Ma che cazzo è scivolato? Guarda che lei mi dice che è quello che lui dice a lei. Infatti però, cioè, allora fondamentalmente però, allora tu praticamente vai lì, no? E lei ti fa, ma perché non sei una persona normale? Aspetta, aspettaci dopo, va. E lei ti fa, perché non sei una persona normale? Tu gli fai, perché ci sono 50 sfumature di depravazione in me. E io faccio. Come ti approcci a una ragazza che ti piace? La vuoi rimorchiare? Cioè, nel senso, non essere, non capire male, vuoi, ci stai provando? Come io ho un metodo infallibile, non ci vado, non ci vado. Infallibile vuoi? Cioè, nel senso che qui non ci vanno mai due dei piccoli così. Ciao! La ragazza stava tentando un approccio. Ciao. Piacere, Frank Lalla. Piacere, ti do la ciabatta, fa lo stesso. Francesco stava pensando, no, è proprio un bel taglio di capelli. Ho fatto la tinta ieri. Sono infallibile di non andarci. Cioè, non ci botta lì, fa sgambetto. Non faccio nessuno sgambetto. Cioè, io sono una persona che sostanzialmente non ha vita sociale. Ma il sgambetto quindi non lo faccio. Cioè, non è. No, a parte gli scherzi. Allora, quando c'è proprio con una ragazza, devo stare. No, faccio un esempio. Arriva una fan che ti riconosce. Non è stato mai con una ragazza. Che sta facendo? Sta parlando al microfono, non so cosa abbia detto. Che non sono mai stato con una ragazza. No, non è vero. Chiedi la tua. C'è una fan. Ti riconosce, comincia a parlare e ti chiede cose. Poi c'è tutto. Ti rendi conto che questa ti piace. Ok. E ci vuoi provare. Che cosa fai? Ma cose tranquille. Che cioè, cazzo vuol dire? No, una cosa proprio tranquilla. In quel momento Francesco non poteva sbagliare. Avrebbe dovuto dire alla ragazza la cosa giusta per portarcela a letto. Sì, perché solo quello voleva fare. Che sta fase, sta truccando? La ragazza si stava ovviamente sistemando. Insomma, questo taglio di capelli, cosa lo sei fatto? Ti sei accorto dei miei capelli? Sì, sono bellissimi, tesoro! Sai che io mi chiamo Alfonso? Signorini di cognome. Alfonso Signorini. Alfonso. Però ragazzi non è nulla di cattivo, cioè nel senso sono cose che si fanno. Immagina il mio sgambetto come era. No, perché il tuo sgambetto c'è, cioè, violento. Il mio è soltanto presenza. No, a parte gli scherzi comunque, cioè a parte le cazzarate, cioè io non sono una persona che sostanzialmente è timida, quindi ho bene difficoltà a parlare con una ragazza, no? Magari mi faccio pure un viaggio. Però con i ragazzi no, capito? Questa è una cosa. Vabbè, perché non, con le ragazze in altro c'è, hanno la. Cioè tu c'è. Comunque no, il discorso è tipo io mi faccio in testa tipo un discorso bello articolato. Non lo devi mai fare. No, vado là, poi vado là e gli faccio. Io come cattai. Così, no? Io vado là e non è bello. Stai facendo una figura di merda. Ma quindi, no, allora io vado là, mando, cioè faccio tipo la tattica quella più sfigata di tutti. Mando un amico. Ti mando un amico. Magari ci mandi il chef che alla fine se la tromba e te ti vieni. Oppure, però questa tattica l'ho migliorata. Gli mandi una lettera. L'ho migliorata appunto io di questa tattica. Faccio il contrario, faccio finta che c'è un mio amico interessato. È vero, è vero. Vado là e faccio. La sua tattica si usava nel 32. Ma funziona!
Porco Giuda, quindi ciao, c'è il mio amico che ti vuole conoscere. Cioè, esattamente, tipo, ciao, il mio amico figato che ti vorrebbe conoscere, no? Magari poi dopo là, no? Perché comunque sì, ma perdonalo, cioè non ha mai avuto una ragazza, mica è come me, no? Capito? Oh! Si apre la Lamborghini, lui entra dentro, entrano 5-6 tutta la Lamborghini e parte la sua storia e crolla con un cazzo. No, vabbè, magari, magari comincio tipo a bastigliare, gli faccio vedere che so figo, so bello, so fotomodello e invece un cerpisello. Vabbè, famo così. C'è mo da fare. È stato bellissimi. È stato bellissimo. Ringraziamo Justin Timberlake, Will Smith, Michele Zarrillo. Ormai sei Michele Zarrillo. Comunque è uscito il nuovo album. Nuovo album, Zarrillo, Zarrillo compratelo. Si chiama Confessioni. Potete trovare il link qua. Confessione elettrica. Una canzone si chiama appunto Confessione elettrica, dove lui racconta tutto. Ma ragazzi, immaginate che tutto un product placement per Michele Zarrillo non ci ha detto un cazzo. Stop.